Buonasera, buonasera a tutti. E così alla seconda catechesi di Quaresima. Ed è dopo che abbiamo parlato di deserto, stasera parleremo di Elemosina. Abbiamo detto che ogni settimana questo percorso, questo pellegrinaggio di senso, il cerchio di futuro, che vuole portarci a contemplare nella sua persona. Ecco, poi molte pensate che i segni che noi cerchiamo, tentiamo di mettere, siano coreografici. Io sono proprio come mentalità, sono extra coreografico, nel senso che cercare nel segno qualcosa che mi dia la forza nella sintesi di parlare, di strutturare il mio percorso di liturgico, quindi di preghiera. L'albero storico sta a significare, con le luci che stiamo accendendo durante il percorso di Quaresima, ve le ripeto quali saranno le luci. Prima domenica di Quaresima, prima il mercoledì del decembre, le cinque domeniche di Quaresima, domenica delle palme e giovedì santo. Venerdì non possiamo accendere. Però vedrete che questo albero è un albero che in questo momento si sta illuminando progressivamente, perché è un po' l'indirizzo e la struttura della nostra vita, che ha bisogno di tanto in tanto di trovare luce all'interno, a volte di silenzio. Voi immaginate che quest'albero dica silenzio, non immaginate morte, perché non deve essere spoglio, come dovrebbe essere la vita che deve dare spazio all'avvento della luce di Cristo. Alla fine questo albero ci darà una risposta. Il giorno di Pasqua, la notte di Pasqua, ci deve dare una risposta, ma una prima risposta già ce la darà giovedì santo. Quella stessa notte, quando faremo la vela, dopo aver consacrato il pane e vino, dopo che avremo fatto la lavanda dei piedi, saremo in adorazione. È un percorso. In questo percorso ci siamo dati delle tappe successive. La prima tappa è stata quella delle ceneri, poi abbiamo lanciato la sfida del deserto. Ricordate la settimana scorsa? Parole significative: ceneri, deserto, stasera e le mosse. D'altronde sono le stesse parole che proprio mercoledì delle ceneri Gesù ci ha ricordato quando ha detto: non mi distrae, tanto per fare tutto insieme bisogna recuperare i tempi. Se abbiamo detto prima messa, poi abbiamo fatto preghiera e poi adesso dobbiamo preparare la videocatechesi, siccome la nostra sala di preghiera è multifunzionale, c'è bisogno che nel frattempo si prepari quello che è necessario. Allora, le parole stesse ce l'ha detta Gesù quella sera: quando pregate, quando digiunate, quando fate delle cose, no? Vi ricordate la parola delle ceneri, che era questo l'itinerario che ci aveva indicato? Ed è così che noi stasera, dopo che abbiamo fatto domenica, mercoledì, martedì scorso, la parola digiuno, adesso incontriamo la parola elemosina. Per scoprire forse che quello che noi immaginiamo essere l'elemosina nello spirito biblico e nella volontà dell'annuncio cristiano significa qualcosa di diverso. Allora, la parola di stasera è la parola elemosina. Ed è una parola importante nel percorso cristiano, perché tra le altre cose noi usiamo non tanto il termine elemosina per... perché noi quando diciamo elemosina usiamo un altro termine, che è un termine altissimo, usiamo il termine carità.
D'altronde, questo termine carità viene direttamente dalla sua significazione più alta del termine amore. Cioè, in altri termini, l'emosa carità sta per amore, amore gratuito. È molto più facile usare il termine fatto dell'elemosina, in qualche maniera impegna a dire ho dato della carità, sarebbe estremamente impegnativo, ti ho amato. Beh, è altra cosa, ma le parole sono ponti, no? Le parole sono ponti per costruire significati. E per un ente usare le parole, che poi derivano direttamente dalla loro natura biblica, cioè dal Vangelo, sta a significare sfidare nella verità della parola che uno ha ricevuto da Gesù di Nazareth il proprio tempo, contestualizzarlo, viverlo, sfidare, ma non con un imbroglio verbale di voler essere superiore agli altri, sfidare se stessi e il mondo, perché uno vorrebbe che il mondo fosse diverso, la propria vita fosse diversa. Come suona diverso, no? Pensare che fare l'elemosina sia fare carità, esercitare carità, muovere carità che significa nient'altro che amare. Non è tanto un vezzo o un atteggiamento dimostrativo di qualcosa, perché l'amore non è un vezzo dimostrativo, un atteggiamento dimostrativo, è una necessità per chi ha scoperto che Gesù di Nazareth, che la salvezza è amore. È una necessità per cui tu o ti senti salvato, salvo, e badate bene, dopo ci arrivo con questa parola, salvezza, non nella vita eterna soltanto, cioè non è un buono che ottieni un ticket che ti compri in ragione del futuro, ma è una condizione interiore, sine qua non, cioè tu, avendo incontrato Gesù di Nazareth, che ti dice che l'amore è salvifico, non può fare a meno di amare, partendo dal prossimo. Strano che questa parola, partendo dal prossimo, indichiamo il prossimo come uno spazio quasi, vasto, ama il prossimo, mentre invece la parola prossimo indica proprio quelli che danno prossimità, quelli che stanno vicini. È possibile immaginare che l'elemosina va fatta prima al prossimo? Assolutamente sì. Cioè l'elemosina non è quella che va data come un piccolo oppolo a un povero, che sicuramente ci sta, anche quello è un atto d'amore, ci arriveremo. Ma l'elemosina, carità, è l'atto costitutivo di chi, avendo incontrato Gesù, sa che non può salvarsi da solo se la salvezza è amore. Vogliamo essere più diretti. Quando andremo in paradiso, perché ci andremo in paradiso, non gridite in chiacchiere, ci andremo in paradiso. Il problema non è andarci o non andarci, il problema è sapere quando andiamo e che faremo. Perché la salvezza viene da Dio. Come arrivarci, quando andremo in paradiso, il Signore non è che aprirà il libro come noi eravamo convinti quando eravamo bambini, che un libro da un lato che era bianco e l'altro che era nero, su quello bianco scriveva le buone azioni, dall'altra parte le cattive azioni. Quando arriverà ci farà una sola domanda, una, non ce ne farà tante, perché se noi dicessimo sai mi sono comportato bene, e che mi piacerebbe un bacio. Se ci dicessimo non ho mai sbagliato, la risata sarebbe ancora più grossa. Signore, se tu guardi le colpe, chi resisterà? Ma presso di te il perdono, no? Quando arriveremo a lui, una sola domanda ci dirà: sei venuto da solo? Tenete presente che dall'altra parte il tempo non c'è. Per cui quando ci dice sei venuto da solo, avendo superato il tempo, noi dall'altra parte vediamo anche quelli che avremmo dovuto portare con noi. Questo vi dovrebbe far riflettere, che quelli che stanno dalla parte non soffrono la nostra mancanza, perché essendo in una condizione di non tempo già sono con noi che stiamo dall'altra parte.
È chiaro quello che ho detto? In Dio il tempo non c'è, c'è l'eterno presente. Siamo noi che aspettiamo di andare. Loro che stanno nel non tempo già stanno con noi dall'altra parte, ed è per questo che non soffrono, perché altrimenti di là senza di noi soffrirebbe. Siamo noi che siamo ancora nel peccato e abbiamo bisogno di stare con loro. Vabbè, ritorniamo un passo indietro. Quando andiamo dall'altra parte, lui ci dirà: con chi sei venuto? Da solo? Il problema non è essere buoni o cattivi. Che senso hai dato alla tua vita? Carità. Che significato hai dato alla tua vita? Amore. E l'amore è un progressivo svelarsi di conoscenza, di struttura, di parola, di linguaggio che si allargano sempre più dal prossimo all'universo. Il prossimo dice: ama il prossimo tuo come Signore, chi è il mio prossimo? Ama il prossimo tuo come te stesso. Signore, chi è il mio prossimo? Pure allora la domanda era diretta ed immediata. Vi ricordate? Chi è il mio prossimo? E Gesù raccontò una parabola del Samaritano. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti. Sta parlando d'amore, d'elemosina, di carità, di compassione. Metteteci in questa parola amore tutto ciò che comprende e struttura la parola stessa. Voi vedete che amare è amare il prossimo, cioè partire da quello che mi è più vicino, allargando progressivamente, strutturalmente me stesso, come se fosse un sasso che va da uno stagno all'acqua, e come circolo, man mano che io faccio esperienza in quest'onda diffusiva d'amore, comprendo che mi devo buttare oltre, devo andare oltre. Chi è il mio prossimo? E un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e mentre scendeva da Gerusalemme a Gerico incampò nei briganti la vita. No? Mentre tu scendi il percorso della tua storia da Gerusalemme, il posto che è il luogo per eccellenza della città santa, incappano i briganti, i quali briganti ti assalgono, si prendono ogni cosa, ti riducono mezzo morto e li lasciano sulla strada solo. Chiamatelo come volete questi incontri, i briganti, i tradimenti, il momento di difficoltà nella vita, l'abbandono, la solitudine, la malattia, ti lasciano là, su. Passa il primo, che tra altre cose è un sacerdote, abbiamo detto già durante la messa, quale probabilmente andava in fretta perché doveva dire la messa, la sua. Non aveva, aveva cose importanti da fare, passa il primo. Poi passa il levita, che poi tra altre cose pure lui è un uomo di tempio, di legge, politica e vita, e stacca. I due passano oltre. E poi viene un nemico, o meglio un diverso, che un samaritano è diverso. Altra genia, altra razza, altro modo di intendere Dio, però è l'unico che si ferma e che ha compassione. Carità. Sembra quasi che Gesù stia dicendo al sacerdote: ma tu chi mi hai portato? Alle vie, e tu chi mi porti? Dice: io ti ho portato le mie funzioni, i miei fedeli entusiasti per tutte le domeniche che hai parlato, le belle celebrazioni, e tu e io ho portato lo Stato, la legge, la cultura, no? E tu chi mi hai portato? Il samaritano dice: onestamente sono un diverso, sono un che ti posso buttare niente perché sono sempre stato messo, ti posso dire soltanto che un giorno sulla mia strada ho trovato uno, poi là l'ho lasciato, non so se questo conta, se questo conta, perché poi non ho avuto manco modo veramente di conoscerlo, perché gli ho lasciato i soldi all'osso che doveva curare. In quel momento Gesù fa un'affermazione, guardate l'allargamento, no? Dell'amore. Chi è il mio prossimo? Questa era una domanda che gli avevano fatto. Chi è
è il mio prossimo? Per noi il prossimo è colui al quale da più vicino a più lontano dobbiamo fare del bene perché ha bisogno di noi. Così va, vi trovate? Il prossimo è colui che da più vicino a più lontano è in un'emergenza e ha bisogno di noi. Vi trovate? Fare del bene al prossimo è aiutare Aurora a stare qui. E Aurora è incappata nei briganti. Io sono il samaritano. Passo, vedo Aurora e la salvo. Così, no? Mi trovate? Quindi, la domanda che dovrebbe fare Gesù è questa. Nel Vangelo di Luca, capitolo 10. Quando andate a casa, prendete il Vangelo, samaritano. La domanda che fa Gesù dovrebbe essere questa. Chi è il prossimo di Padre Gennaro che ha aiutato? Chi è il prossimo di Padre Gennaro? Voi rispondereste? Tanto è vero che la domanda dovrebbe essere chi è il prossimo di Marità? Sapete Gesù invece che cosa chiede? Chi è il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Strano. Allargateci. Lasciamosi sconvolgere dalla parola carità, che non è tanto e solo, lo è, ma quello dovrebbe essere caratura umana, aiutare chi è in difficoltà. Non c'è bisogno di un Gesù che te lo dica. Essere uomo di carità è essere l'uomo della carità, per cui io metto in condizione gli altri di amare. Io costruisco ponti d'amore a partire da me malgrado me, perché il difficile non è tanto fare del bene a qualcuno, ma permettere a qualcuno di salvarsi perché trova in te qualcuno davvero onesto, alto, significativo, bisognoso da amare. Beh, è altra cosa. È il luogo che esce fuori dall'uomo, si allarga sempre più dal prossimo, che va oltre, sempre di più, allargando gli orizzonti. Ecco perché l'amore che propone Gesù non è un atto, ma è una condizione che si espande sempre di più, perché sempre di più, man mano che la provi, hai bisogno di sperimentarlo. Non si ferma, non si chiude, partendo da più vicini, da quelli più vicini. Anzi, partendo da te. Questo è proprio tutto il contrario di quello che ci dicevano quando eravamo ragazzi, che tu non c'entri in questo faccello, perché quasi quasi pensare un po' a te diventa anche in qualche maniera un po' narcisistico. Eppure Gesù dice, ricordando il Levitico, il prossimo tuo come te stesso. Quindi non è peccato voler bene a sé, non è una cosa sbagliata, volersi bene. Anzi, la prima elemosina, la prima carità, tu la devi fare a te stesso, perché tu non puoi dare niente agli altri che non hai. Non puoi dare niente agli altri che non hai, perché nemmeno tanto quanto non hai. Come puoi stimare il mondo o gli altri se non ti stimi? Ma che ce l'hai l'altro? Dice, padre, io avevo qualche problema con me stesso, mi fate fare un po' di carità, è meglio che te stai a casa. Eppure avviene questo. Con te stesso devi fare i conti. In altri termini, il percorso delle emozioni, il percorso della carità che è amore, è dare, dandosi, ed è dandosi che si dà. Ecco perché è l'autorealizzazione di sé che muove la trasformazione del mondo. E il più grande degli asceti, il più grande del mistico, non è che si perde perché non teme, ma si perde perché tiene tutto, perché ha trovato tutto. Francesco non si spoglia perché non tiene niente, ma si spoglia perché è ricco.
Gesù non si spoglia e muore in croce perché non tiene niente da dare. Il suo amore è immenso perché è tutto. Sapete come si dice biblicamente in greco questo atteggiamento di spogliamento da uno che si chiama kenos? Kenos significa itenga e totunga, ma si intende e trunga. Umiltà. Voi pensate come siamo stati formati noi? Umiliazione, umiltà, non so se sto signore, tu ma cosa, uno si sente certe pise, mi lava, che dice, mamma, paralizzati. Per cui più la paura che la libertà d'amare, più il pentimento che la grazia, più il peccato che la salvezza, uguale. Eppure era proprio nella provocazione di Gesù di Nazareth a superare. Domenica scorsa, domenica prossima, il Vangelo di Luca sarà chiaro, vi è stato detto Dio mi dico, vi è stato detto Dio mi dico, quasi a voler dire, cambiate palazzo, cambiate modo di pensare. Chi ha una tunica, non dice, chi ne ha due tuniche, dice chi ha una tunica, due tuniche ne dia una a chi non ce l'ha. Fare la carità è innanzitutto dare qualcosa di sé, senza togliere a sé, ma con la libertà di poter dare. Poi se uno diventa eroe, dà tutto quello che ha. Ma devi avere qualche cosa per poterlo dare. E badate bene che la prima carità che si fa non è materiale. Non è materiale. C'è molto più gioia nel dare che nel ricevere. Perché è proprio in questa tensione dell'amore, no? In questa straordinaria tensione dell'amore. E lui, il Signore, Gesù di Nazareth, è venuto nel mondo semplicemente per raccontarci questa storia, non un'altra storia. Non per raccontarci i nostri doveri nei confronti di Dio. Non ce l'ha raccontati. Era il primo patto che raccontava i doveri, che era strutturato sulla legge, no? I 10 comandamenti. Tanto è vero che quando qualcuno andava da lui e gli diceva, ma io per essere felice, per ereditare la vita eterna, come mi devo comportare? Vi ricordate l'incontro del giovane con Gesù o del dottore della legge? E Gesù dice, ma scusa, ma tu non vieni a chiedere a me? Cosa trovi scritto nella legge? Non rubare, non uccidere, non commettere adulterio. E Gesù risponde, fa questo e vivrai. E così lo ricordate il brano? Quasi a voler dire, uno di noi va da Gesù e gli dice, senti maestro, ma io per essere felice, per salvarmi, che devo fare? E Gesù ci chiede che tuo padre che ti ha imparato, che ti ha insegnato a non rubare, a non uccidere, a non commettere cose brutte. E fai questo, comportati bene, una brava persona. E uno gli potrebbe dire, signore, ma io già lo faccio, già sono, io non sono contento ancora. Allora sei tu come stai chiedendo a me, perché l'hai fatto già, quindi vuoi darmi una risposta in più rispetto a quello che è l'ordinario. Oh no, è così. Quasi come se Gesù dicesse, sì, non venica da me per chiedermi rispetto a quello che è la legge degli uomini, che cosa io ti devo. Se ti passi e sei felice, non venire da me. Allora, se io invece vado da lui e dico io non rompo già, non uccido, non faccio niente, allora tu vuoi qualcosa in più, sei venuto per qualcosa in più. E lui dice, è un passo straordinario, bellissimo, siamo sempre in dubbio. Gesù lo guarda, lo fissa e teneramente lo ama. Quasi a voler, tra tanti che lo stanno seguendo, che ha trovato qualcuno che finalmente gli ha fatto la domanda, sta cercando qualche cosa in più. Perché tutti quelli che stanno appresso a lui, chi vuole miracoli, chi vuole la moltiplicazione dei pani e pesci, chi vuole che cammini coppa all'acqua,
chi voce in cibo poco. Cioè, chiunque sta dietro da lui vuole una risposta in qualche maniera particolare, suggestiva, emozionale. Chi invece di più la chiesa di lui volesse essere con te? Vorrei dare significato alla mia vita, senso e direzione alla mia vita. E Gesù gli dice: se me lo chiedi, vuol dire che cosa sta scritto nella legge? Cosa sta scritto? Cosa mi trovi? Cosa trovate? Fallo, ma io faccio. Quante volte vi siete sentiti dire in giro, non qui? Quante volte vi siete sentiti dire in giro, ma in fondo non rubo, non uccido, non faccio niente male, quindi sono un buon cristiano. Non qui. E Gesù dice, ma se queste cose già le fate, sii contento, sii felice. In questo punto, quando lui dice, ma io questo già lo faccio, Gesù lo guarda, grazie. Lo guarda e lo ama. Che c'è salvezza in questo. È quello scambio di amore che rende significativa la storia. Lo guarda e lo ama. Allora fai una cosa. Questa è la risposta successiva. Allora fai una cosa. Va, vendi tutto quello che hai, dalla tua e poi sei. Su questo c'entriamo, perché uno dice, bella proposta che Gesù ha fatto. Ma mi si trovi in faccia, chi è venuto per ti chiedere una risposta, tu invece gli fai, chi vuole una risposta, e lui invece ti dice fatelo per le grinaccia, pressa a me, no, non è che, e quello invece porta le spalle e se ne va, perché ha capito, dice il testo di Luca perché aveva troppo bene, badate che non sono questioni soltanto di denaro, era difficile lasciare tutto. Perché noi quando cogliamo che l'amore ha amore, lettera grande, amore, e le nostre carità, amore, è impegnativo, a tal punto che io devo lasciarmi amare, allora a quel punto va, è difficile, Gesù non viene tanto. E Gesù dice, addolorato, lo dice il testo, si addolora, purtroppo com'è difficile lasciarsi andare. Un giorno i primi due discepoli suoi, che sono Giovanni e Andrea, che erano discepoli di Giovanni Battista, lo vedono, si innamorano, lo seguono e appena lo vedono stanno alle calcare e gli dicono, Signore, dove abiti? Quasi a voler dire come non fanno capire, lui è già tua. Si tengono bisogno, coraggio e bussano. Si tengono un problema, dove vanno? E Gesù non gli dà l'indirizzo. Risponde, venite e vedete. È un altro pellegrinaggio. Chi ama, getta il sangue. Chi ama, si converte. Ma non al peccato, a grazia. Cambia modo di pensare. Chi ama si perde e poi si ritrova. Chi ama è vivo. Chi ama poi può fare tutto quello che vuole, come dice Sant'Agostino, perché non farà niente di male. Chi ama ha trovato Dio, perché Dio è amore. Domenica scorsa io ho detto qualche cosa che forse qualcuno ha turbato, anche se poi ho visto nella eco che c'è stato anche attraverso di me, invece che altri hanno, io ho detto credete di meno e amate di più. L'ho detto domenica durante la meditazione.
Ovviamente non perché io intendo che un cristiano non debba credere, ma la fede può essere anche un atto intellettuale. E va bene, perché si può credere in Dio anche soltanto con la mente e dire ci deve essere qualche cosa e questo qualche cosa è Dio. Ma uno può salvarsi soltanto se ama Dio. È in Dio che amore scopre una qualità, un'intensità, una larghezza, un'emozione, un'ampiezza della vita che è diversa. E badate bene che chi ama l'amore di conseguenza ama se stesso e ama gli altri, benché se stesso e gli altri. Perché è l'unico modo per incontrare Dio e quindi al punto iniziale la salvezza. Allora, quando andremo in paradiso, non saremo giudicati, no, non saremo giudicati sulla fede, non saremo giudicati sulle pratiche, sulle liturgie, sulle leggi, noi saremo giudicati sul lavoro. Ed è per questo che San Giacomo, scrivendo la sua lettera, dice: tu mi dici di avere fede, ma non hai lavoro? Figlio mio, sta tranquillo. Tu invece mi dici che hai l'amore, ma non hai la fede. Ebbene, allora vuol dire che sei santo. Perché è l'amore che è santo. L'ideale sarebbe una cosa più bella, di avere fede amando, amare credendo. Ed è questo il percorso che la Quaresima dovrebbe indicarci a ciascuno di noi. Allora, quando io ho compassione di qualcuno, quando io do qualcosa a qualcuno, anche di materiale, certo che sto compiendo un atto d'amore e di carità, ma indirettamente dovrei ringraziare chi mi permette di poterlo fare, perché amando mi salva. Cioè, stranamente, non è quello che riceve che manda a ringraziare, ma sono io che, avendo incontrato qualcuno che mi permette di amarlo, e lui essere grato dell'amore che gli ho dato, quindi permettermi di essere amato dal gesto che ho compiuto, di salvarmi. Ecco perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è per questo che la fatica del dare è una fatica salvifica. Ed è per questo che ogni uomo di buona volontà sa che è soltanto nella generosità del dare che si ritrova come uomo. Non abbiamo visto le immagini, ma spero che qualche immagine vi è passata nella mente. Va bene? Sono le 8:15, chiudiamo la nostra catechesi di stasera con la preghiera. Lo vedrai? No, non lo immagini. Perché usa detto vostro? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non abbiamo. Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Buonanotte.